affitto o comodato, poi quando li hanno pubblicati probabilmente avevano già venduto la buona parte di quelli buoni. E come faccio un passo indietro ancora, al ragionamento che è stato fatto di contrarietà alla privatizzazione è partito dal movimento di Genuino Clandestino e dalla campagna che ha fatto lì su Terra Bene Comune proprio in seguito a le decisioni statali del governo tecnico di Monti, insomma. Si è sviluppata come ragionamento in Genuino Clandestino e ha avuto più applicazioni, perché c'è stata anche un'altra esperienza che vicino a Umbertide in Umbria, Caicocci, la quale purtroppo per contingenze, diciamo, di collettivo sul posto non è proseguita, però era un'altra esperienza parallela a Mondeggi, nata anche qualche mese prima. Quindi, a Firenze, grazie a diversi contadini della rete di Genuino Clandestino, c'è stata una crescita del dibattito al riguardo. Si sono coinvolte collettivi di vario genere, gas, persone sensibili in generale, magari anche al di fuori dei collettivi, riguardo alla tematica. Da lì si è individuato, dopo un poco di mesi, Mondeggi, che è un'azienda agricola, e fu un'azienda agricola completamente partecipata dal pubblico. Era la provincia di Firenze, no? Che era, anche lei fu, provincia di Firenze, ora città metropolitana. Si individuò quel posto perché un partecipante, cioè abbastanza in maniera casuale volendo, un partecipante all'assemblea aveva fatto richiesta lì di avere dei terreni in affitto. Partì in questo modo. Come mai avere dei terreni in affitto? Perché l'azienda agricola era stata messa in liquidazione già nel 2009. Quindi io vi sto parlando di queste assemblee cominciate alla fine del 2013, più o meno. L'azienda agricola fu messa in liquidazione e non in fallimento, cioè non andò in fallimento ma fu messa in liquidazione per decisione, per insostenibilità economica. Insostenibilità economica derivava da investimenti assurdi da parte dell'azienda stessa, dal consiglio di amministrazione, che erano stati di comprare delle quote di vigna per mettere giù delle vigne, fare quelle vigne, mettere su un frantoio tra i più innovativi in Italia, che un frantoio sia per semi da oleaginosi sia da olive. Fece un progetto in cui vennero coinvolte due università, l'Università d'Agraria di Firenze e quella di Ingegneria, in cui oltre al frantoio un altro acquisto era il primo trattore in Italia a biodiesel. Da questo investimento di più o meno un milione di euro cominciò una sperimentazione, quindi fecero dei campi di colza. A Mondeggi ci sono all'incirca 11.000 olivi, piante d'olivo, quindi raccoglievano la colza, il girasole
e testavano quale fosse più redditizio o migliore sotto il punto di vista tecnico per fare carburanti da quelli. Dopo 9 mesi, quindi un ciclo sperimentale, interruppero la sperimentazione, ringraziarono le università che rimasero sbigottite, si ripresero i materiali, li rivendettero, però a perdita, cioè a perdita totale. È un posto che ha vissuto lo svuotamento delle campagne come tutta Italia, nel senso che da avere 60 ettari di vigneto in cui erano impiegate molte persone a lavorare, passarono mano a mano negli anni 80, poi gli anni 90, ad avere sempre meno dipendenti, perché la comunque era una partecipata pubblica che puntava al profitto, non c'era profitto, quindi mano a mano licenziavano gente. Arrivati al 2009 hanno fatto questo lacchezzo di sperimentazione e hanno dichiarato fallimento. Io ricordo che il presidente della provincia di Firenze era Renzi, dichiarata la liquidazione, incominciarono i bandi di asta. Finora ce ne sono stati 3 negli anni, il primo subito dopo, poi la base d'asta è andata mano a mano a calare, ora sembra che ne facciano una quarta, in cui è compresa tra l'altro anche la villa padronale, che fino a quel momento non era compresa. Quindi dai 9 milioni e 4, comprendenti 1 milione e 3 di debito che il compratore si sarebbe dovuto accollare, sono passati a 15 milioni. 15 milioni con una villa del 400 di 3 piani più le cantine, insomma. Si capisce che possa essere un attimo di rialzo. E sì, meno. Meno perché in questi anni, con la nostra presenza lì, si sono messi a fare dei bandi non totali, ma di terreni considerati marginali. Ossia, terreno che era accanto alla casa di uno che abitava ai margini di Mondeggi, il terreno considerato magari con problemi idrogeologici, ma ottimo sotto il punto di vista di fertilità del terreno, sempre ai margini, diciamo, della geografia di Mondeggi. Venduti? E hanno fatto prima un'asta di 5 ettari a pezzettini, poi una da 10. Quella da 5 vendettero 5 ettari, in quella da 10 3, quindi comunque perdi pezzi mano a mano nel tempo. La nostra presenza, cioè vi ho detto che alla fine del 2013 abbiamo incominciato a interessarci del posto. Il nostro interesse è passato da una discussione attorno ai beni comuni, una discussione rispetto alle autoproduzioni del cibo e alla vita contadina. Quindi non un qualcosa che comprendesse delle imprese, anche se l'assemblea era aperta, grande e nutrita, cioè tutto sommato abbiamo fatto assemblee nei primi mesi almeno di 50 persone, che diciamo quei tempi che corrono non sono... No, no, non è facile. Le assemblee c'erano dentro persone di vario genere, c'erano anche delle persone che magari pensavano all'imprenditoria, però si è limitato a quella cosa. Al gennaio del 2014 abbiamo stilato una carta di principi e degli intenti. Con questa abbiamo dato la nostra impronta etica a quello che volevamo fare. Molto a posteriori, molto, se vogliamo, anche un po' vaga, però
comunque che mettesse, ha avuto un ciclo di assemblee di 3 mesi per farla, è stata un mettere insieme le varie anime. Poi se avrete modo, chi non l'ha fatto potrà leggere, vi rendete conto che comunque c'ha una sua linea, ecco, non è proprio buttata di fuori. A quel punto abbiamo presentato questa alle istituzioni, abbiamo fatto una manifestazione di interesse al posto, chiedendo che con un comodato di uso di 15 anni più 15 anni venisse dato a una realtà della comunità, alla comunità il posto, mettendo già in i puntini sul fatto che fosse stata abbandonata, che fosse andata in fallimento la progettualità dell'amministrazione pubblica e che si fosse, come primo punto, contro la privatizzazione. Ci hanno considerati con pochissimo dalla provincia. C'era un sindaco, diciamo, abbastanza propenso al dialogo a Bagnarripoli, che ha aperto le porte a un'assemblea. Erano previsti più tavoli in cui si potesse dialogare con tutte le persone che volevano partecipare. Da lì, scusate, la sto prendendo lunga, ma almeno magari abbiamo ancora un quarto d'ora. Sì. Sarà ancora lì, deve chiudere. Da lì abbiamo fatto una riunione nella provincia di Firenze, in cui hanno partecipato imprenditori che avevano crediti al posto, associazioni di categoria, noi e il comune di Bagnarripoli. Dopo un poco di frasi come "eh sì, ma quello che volete fare voi però non genera proprio questa economia per il posto, quindi come si fa a rientrare dalle spese del posto e tutto", ci sono state le elezioni del comune di Bagnarripoli, è passato un renziano giovane, lindo, molto con il fascino delle telecomunicazioni, che ci ha completamente chiuso il dialogo in un tavolo che non si è mai riproposto. Era il 20 di aprile, mettiamo così, sempre 2014. Passano le elezioni e esce la comunicazione che ci sarebbe stato il bando di vendita, al che l'anima della nostra assemblea era abbastanza bipolare, nel senso che c'era un poco il desiderio di provare con le istituzioni a fare un percorso, un poco il grande scetticismo che diceva "tanto non ci compicciamo nulla". La seconda parte ha permesso alla prima di avere un suo tentativo, al che le stesse persone che avevano fatto quel tentativo hanno detto "no, vabbè, proviamoci in un'altra maniera", e nell'arco di un mese e mezzo ci siamo organizzati per fare quella che si può chiamare una riappropriazione. Quindi abbiamo fatto 3 giorni di evento nel posto, aprendo la prima casa a fine giugno del 2014. No, in realtà, perché nel 2014 è stata l'annata nera dell'olio in tutta Italia, quindi ci siamo ritrovati con tantissimi olivi senza farci nulla. Però vabbè, abbiamo cominciato a mettere mano al posto. Già l'avevamo fatto prima facendo un orto, ripulendo delle statue. Da lì però si è incominciato proprio con un presidio contadino, quindi aprendo la prima casa, nel aprile 2015 aprendone una seconda,
nella primavera 2015, coinvolgendo le persone della zona, già un po' coinvolte prima con assemblee nei circoli, perché noi ruotavamo come posto nei vari paesi attorno per fare i circoli, per fare le assemblee. E, abbiamo coinvolto con una proposta, ci sono tanti olivi, c'è spazio per fare degli orti, cosa volete fare? Al che abbiamo dato un nome Mota, che, perché nel 2014 pioveva molto e quindi ci garbava usare quel termine, che è Mondeggi Terreni Autogestiti. Adesso vede la partecipazione, abbiamo diviso l'oliveta a particelle di 35-40 olivi, perché ognuno mettesse un proprio impegno, che fosse un singolo, un gruppo, una famiglia, a ripulirli, che già dopo perlomeno c'è un'impostazione degli olivi a monocono, che è un'impostazione industriale venuta nel post gelata dell'85, sono tutti alberi che crescono così, un tronco unico va su e lo posi e lo raccogli a macchia, quindi dopo un po' di anni gli si dice. Noi non li stiamo tirando giù, ma stiamo cercando di trasformarli. Con questa impostazione qui, cresciuti senza una potatura, perché i macchinari poi alla fine non ce li avevano per farlo, e vi immaginate la giungla che potesse essere. Bello sotto il punto di vista naturale, per la riappropriazione da parte della natura di quel posto, però insomma poco pratico sotto il punto di vista della raccolta. Ora ci sono più o meno 113 particelle, 13-15 particelle di olivi, quindi siamo a un rapido calcolo 4.500 riprese dalla gente della zona, da Firenze, c'è qualche collettivo a giro dall'Italia che viene giusto per potare, farsi un giro, chiacchierare un po' e raccogliere. Un'adozione, insomma. Sì, sì, a distanza, però ci credono. E nulla, questa è la partecipazione più grossa, diciamo, dal punto di vista della popolazione locale. Sono 250-300 persone, varia come numero. Vi dico un po' di cose negli anni seguenti. Ci siamo ritrovati con diffide, anche le iniziative. Cerco di condensare. Sì, no, si può fare una conclusione, eccetera, sì, perché davvero fra 5 minuti bisogna che sia pronta a scappare. Ok. Parliamo delle nuove iniziative. Abbiamo stilato con 9 mesi di fatica intellettuale una dichiarazione di gestione civica. Di uso civico del posto, quindi il tentativo di riportare a uso civico quel terreno e non proprietà pubblica pura e semplice da amministrare dal pubblico. Trovate i vari documenti che abbiamo fatto sul blog, quindi nel caso dopo ve lo scrivo. Mondeggi bene comune noblogs.org. Oltre a questo documento abbiamo fatto un appello ai docenti universitari chiedendo di sottoscrivere la progettualità che abbiamo, ossia di gestione comune da parte della comunità informale, perché abbiamo sempre scelto di non avere una cooperativa, un'associazione, una onlus, un qualsiasi cosa che comunque ti portasse ad avere un presidente, un tesoriere, un segretario individuabile, riconoscibile come responsabile, ma diffondere la responsabilità su tutti. Anche questo è stato un parto, come decisione. Facciamo un'assemblea basata sul consenso, poi applicarla è comunque una cosa abbastanza difficile.
che va avanti regolarmente, c'è l'assemblea plenaria settimanale.